Allora, come stavamo appunto affermando che il nostro amico di Chiara ha una doppia, un doppio interesse a vincere questa partita, sia come chiaramente appassionato, come tifoso della Virtus Bologna, no? Una squadra di Serie A che ha una rivalità abbastanza forte con la squadra milanese, e in più come cittadino, come nativo di Monte Granaro. Come ti senti questa partita? Quale emozioni prova e cosa pensi? Come andrà, come si prospetterà tutto il campionato della premiata? Guarda, sono molto emozionato per questa mia prima uscita al Palazzatelli, Roberto. Secondo me, in quanto appassionato su Torino, è molto importante la salvezza, perché una sua squadra, per quanto riguarda la mia fede bolognese, è importante lo scudetto. Ringraziamo questa piccola dichiarazione del nostro amico di Chiara. Passiamo a un altro appassionato della sport pallacanestro montegranarese, signor Federico Vita, sì. Signor Federico Vita è cittadino montegranarese, è molto tifoso della premiata e si trova in questo, diciamo, anche lui in questo parte di questo debutto ad altissimi livelli della pallacanestro marchigiana. Come si sente, alcune piccole dichiarazioni nel vedere le scarpette rosse? Allora, cosa prova nel vedere le scarpette rosse, una squadra di super titolata? È emozionato di assistere questa partita, ancora non ci posso credere che Monte Granaro, la mia città, gioca con questa squadra rispettata, campione d'Italia, d'Europa, via dicendo. Ancora state fermi, vediamo cosa ci riserva. Una dichiarazione per il futuro, cosa aspetta del futuro prossimo di questa partita e l'andamento, soprattutto della prossima impegnativa trasferta di Treviso di domenica? Io spero una vittoria e per Treviso spero che venga fuori una bella trasferta con una magari vittoria. E siamo qui e continuiamo con queste piccole dichiarazioni della partita. Abbiamo forse il momento clou, adesso abbiamo affrontato il discorso di due sistemi tra le reti, pari tifosi per quanto riguarda le squadre di Serie A. Abbiamo una particolare dichiarazione di uno dei particolari personaggi che nonostante tifoso, grande tifoso della prima da basket a Monteranaro, al quale ha dedicato una vita di sport, grandissimo tifoso della Milano Basket, come molti cittadini monteranaresi che tifano, che amano il basket e dunque amano questa grande squadra di Milano, la pluriscudettata, 24 scudetti, 6 coppe campioni, una piccola dichiarazione, ma due coppe campioni? Abbiamo avuto una piccola dichiarazione, Mauro, una piccola dichiarazione, cosa ti aspetta di questa partita per il futuro della premiata? Ebbene, non possiamo concludere questa intervista.